Ciao ragazzi, io sono Lo e vi do il benvenuto su CimaSoft TV. Eccoci qui col terzo episodio di Until Dawn. Iniziamo subito. Continua. Negli episodi precedenti, Until Dawn. Questo è quello che avete visto negli episodi precedenti. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? Il Andiamo, si prologo. lamenta. Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Per colpa di quello scherzo, Anna e Beth sono morte. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana! Non so E se ho così fatto la sono scelta finito giusta ora. dietro. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom. Effetto Aspetta a Farfalla. farlo. Ehi ragazzi, eccoci qui. Noi siamo Chris e dobbiamo seguire Josh. Ashley era proprio carina oggi, eh? Lo fai apposta, eh? Lei è davvero una ragazza fantastica, sai? Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso, sarebbe un vero spettacolo. Non so cosa dire, d'accordo, ma protesta. Ah, cavolo, questo è... Alla finita. Ehi. Falla finita. Voglio dire, se non te la fai tu, magari potrebbe farci un pensierino, Ma Mike. la vuoi piantare, eh? Rilassati. Volevo solo vedere se riuscivo a farti arrabbiare un po'. Sì, Sì. bravo. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere, sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a segno il colpo. No, non lo so, vado d'accordo, forse hai ragione. Non lo so. Non lo so, dai. Che vuol dire non lo so? Però cosa succede se, insomma, se non vuole più essere mia amica dopo che ci ho provato? Mi hai ascoltato o cosa? Devi svegliarti, tira fuori le palle. Quindi dovrebbe togliersi i pantaloni così a caso. Ok, dai. Allora, qual è la tua idea per entrare nella baita dei miei, amico? Ehi, mica ho detto di avere un'idea. C4. Sembrava che ne avessi una. Non mi deludere, capo, altrimenti quattro deliziose signorine si congeleranno i culetti per causa tua e questo non è esattamente il miglior modo per combinarci qualcosa. Ben detto, a nessuno piacciono i culi freddi. Vediamo qua se c'è qualcosa. Qua. X. Qua c'è un'accetta. Non si è trovata. Un sostegno da parete che dovrebbe supportare un'ascia, ma l'arma non c'è. Chi è che l'avrà presa? Qua aprila qualcosa. Cazzo, la batteria si sta scaricando. Ho dovuto disattivare il GPS. Bene, 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 abbiamo un pensatore. Buona idea. Dai, spingi. Ok. Ok, non cadere. Entriamo. Wow. Parkour, livello 100. Sto bene. Dovevo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, l'arrampicata sulla corda. Cavolo. Sono stato io. No, 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 non credo. Dai Tieni, Josh, entra. usa questo.
Te, Josh, non vieni? Oh, Chris, ho avuto una grande idea. Sì? Sicuro. E sarebbe? Ok, allora, sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. Che ci serve uno stick di deodorante? È spray, una bomboletta. Oh, sì, ora capisco. Lancia fiamme. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e... Ciao, ciao, serratura ghiacciata. Bingo. Bene, no, entra. Io devo andare a fare una cosa. Te la senti di cercare al buio per un po'? No, ma lo farò. Buona fortuna, ragazzo. Sì, ma così non vale, io ho paura. Ok, Chris, sono da soli. Non c'è qualcosa. Totem. Giriamo. Che cavolo? Cosa? Perdita. Perdita di un amico. Ok, raga, non so cosa succederà più avanti. Cos'era questo rumore? Di sicuro non siamo soli. Andiamo di qua. Vediamo cosa succede. Sto cadendo addosso. Un pezzo di giornale. Inizio trovato. Allora, cosa abbiamo qui? Scusa, stavolta è condannato per incendio doloso. Giura vendetta contro la famiglia di un magnate cinematografico. Di Charlie Scott, caporedattore. Ancora Victor Milgram, 52 anni, è stato condannato ieri a 16 anni di carcere. Provocato a Black Pines. È stato custodato del vecchio hotel montano per 28 anni. Tuttavia, quando la proprietà è stata acquistata dal produttore di Hollywood Bob Washington, Milgram è stato licenziato. Una grande sorpresa, la sentenza si è conclusa con un furioso Milgram che ha urlato scenita alla moglie incinta di Washington, Melinda, definendola una del... ha giurato di vendicarsi di lei, di quello, mentre sapete, di suo marito e dei suoi figli, aggiungendo che li farà soffrire. Melinda ha visibilmente lottato per mantenere una calma durante l'intero processo. Alla fine ha affermato che, nonostante fosse rimasta scossa dalle minacce di Milgram, confida pienamente che il sistema legale terrà al sicuro lei e la sua famiglia. Chissà chi è questo Milgram. Ok. Non dico. A questo punto non vedo niente, cavolo. Dobbiamo andare di qua. Una porta. Ho sempre paura delle porte. Ok, qua non si vede un bel niente. C'è sta musica tetra di sottofondo. Cavolo, ragazzi, non so dove sto andando. Un quadro. Bello. Un altro indizio, ritratto di famiglia. Un'edata fotografica della famiglia Washington. Anna indossa il suo inseparabile ciondolo. E cosa sarebbe? Andiamo di qua. Non so dove cavolo sta andando, vediamo un attimo. L1. Obiettivo attuale, vai in bagno e cerca il deodorante. Il coraggio è riasceso di un po' e anche la curiosità. La porta si è appena chiusa davanti ai miei occhi. Che cazzo era? Che ne so io. Andiamo. Dai, Chris, ce la possiamo fare. Sento qualcosa. Di qua? No. Ok. Ciao Chris, molto divertente. Come hai capito che ero io? Ma tu non dovresti pensare a sbloccare la serratura? Ok. Sì, beh, infatti. Dove cavolo è il bagno? Andiamo di qua.
Si è rotto qualcosa? No, ragazzi, non so chi cavolo è con me. Vedete che sta telecamera non vuole mai girare bene. Ok. Dai, mai sarà sto bagno? C'è qualcosa che luccica. Un'altra foto. C'è anche Sam. Una foto di Anna, Sam, Mike ed Emily al ballo studentesco. Andiamo su. Cioè, io non so proprio dove è il bagno. Ne sento dei rumori strani. La finestra è aperta. Ehi, raga. Andiamo di qua. Che cavolo sarà sto bagno? C'è qualcosa qui? Ok, qua c'è la porta aperta. No, non ci capisco più niente. Ok, qua c'è qualcosa. E cos'è sto rumore strano? Ecco, questo forse è il bagno. E le due, apri. E il deodorante. Cazzo! Non ci credo! Ma che cazzo! Cos'era quello? Che spavento! Un altro infarto. Qui ci stiamo congelando le chiappe. Ecco il lanciafiamme. E finalmente abbiamo aperto la porta. Grazie, grazie, grazie. Sarò qui tutte le sere. No! Cazzo! Ancora quella cosa. Quell'animale mi ha spaventato. Che cos'era? Mi ha spaventato anche me. Stai bene? Era un orso o una tigre, non so. Oh, era solo un tenero cucciolo di ghiottone. Cucciolo? Non preoccuparti, da grande ti passerà la paura. Ma da dove arrivi? Casa, dolce casa. Non la definirei proprio dolce. Non avete le luci? Grazie a Dio, siamo dentro. Anche se fa ancora un po' freddino qui. Accenderò il camino. Questo posto è sempre lo stesso. Nessuno ci è più venuto. E tutta la polizia che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente. No. Ma ciao, festaioli! Ehi! Ehi! Fai come se fossi a casa tua. Ok. Già, avanti. Mettiti comodo e prendi quello che ti pare. Tanto alla fine è quello che fai sempre, no? Wow, vacci piano, cowboy. Avvertiamo o sfidiamo? Avverti. Mike, stai lontano dalla mia ragazza. Ehi, ma di che parli? Stai lontano da Emily. Emily? E perché dovrei essere interessato a Emily? Togliamo corto. Ok. Sì. C'è qualcosa che non va? Niente. Ho perso la testa. Sono solo stanco. Già. Beh, non perderla di nuovo. Sì, tranquillo. Oh mio Dio, ma che schifo. Stai cercando di ingoiargli la faccia? Andiamo, non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Scusa, hai detto qualcosa? Oh, forse il tuo troieggio era troppo rumoroso. Sembra che a qualcuna bruci essere stata scartata. Già, per te, come il mercato del bestiame, sei una vacca di prima scelta. Ti brucia proprio chiamare vacca Miss Homecoming? Non stiamo attenti, eh? Ma andiamo. Stai zitto, Matt.
Stanne fuori, idiota! Ehi, attenta! Oh, solo tu puoi metterlo a tacere adesso. Nessuno può usare i tuoi giocattoli. Sei proprio una stronza! Vabbè. Non me ne frega un cazzo di quello che penso. Almeno io penso. Media del 9. Stronza, ricordati di me quando darei via il culo per lavorare. Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione tutte queste doti naturali? Ti prego. Non compreresti neanche un panino ammuffito con quel culo secco? No, dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi. Emily, basta! Stai esagerando. Non c'è motivo di litigare così. Già, Em, perché ti metti a litigare per il tuo ex ragazzo? Eh? Basta! Non è per questo Eccolo. Che siamo venuti qui. Questo non ci aiuta. Non è quello che volevo. Se non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti, forse ci serve un attimo di stacco. Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, ok. Ti va di andarci? Sì, ma senza quella puttana. Proprio lungo il sentiero. È finita. Già. Allora, Josh, accendiamo il fuoco? Dov'è la borsa? Ah? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da Rodeo. Matt, mi stai ascoltando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stiletto e tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavi dietro alla cassiera. Cioè, mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, Em, forse te la sei dimenticata. Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh, allora? Direi di no. L'avrai lasciata giù alla stazione della funivia. Dai, tesoro, torniamo subito. E poi potremo scaldarci. Sì, potremo scaldarci. Ok. Ok, andiamo. Non penso che sia una buona idea. Ok, andrò a farmi un bagno. Ecco che si dividono tutti. Scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, porno divi! Vi servono queste. Porno divi. Pagherei per vedervi. Che schifo. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok. Capito? Mi fa paura. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No! No. Ok, siamo Mike adesso. E dobbiamo andare al capanno. Dobbiamo ricordarci di accendere il generatore. Ok. Andiamo di qua. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Tesoro? Foto? Sì, ci stavo pensando. Ok. Abbiamo fatto la foto. Bel tentativo. La prossima volta scatto io. Beh, ok, ma non è facile tenere quell'affare e spostarlo avanti e indietro allo stesso tempo. Ok, andiamo, ho voglia di capanno. Mi sa che ho sbagliato a fare la foto. Andiamo di qua. Qua fuori si gela. Beh, ci sono io per questo. E come pensi di farlo? Ho un paio di idee.
Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. D'accordo. Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Non so ancora se ho fatto la salita giusta. Guarda, andiamo di qua. Vai tra i tiri. Ancora un totem. Che cosa? Totem pericolo. Una minaccia di un futuro pericolo. Ok, vediamo. Boom! Bel colpo, Mikey. Abbiamo acceso il generatore. Wow, sei un mago? Che cavolo? E chi è quello? Sapevo di non essere solo. Ok. Apriamo. Voilà! Il cancello si apre. Non male, vero? Sì, davvero. È stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Muoviamoci. Sei emozionato? Vediamo che non qua. Adesso sono proprio su di giro. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Che cosa è quel capanna? Per Anna e Beth. Pensavo avessero ripetuto. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso hai brividi. Rispettoso. Dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Avanti. Dico. Che cos'era questo? Hai sentito? Ho sentito qualcosa. Sì. Qualcosa cosa però? Cazzo. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Sai cosa? Jess! No, ma... Cazzo! È stupido. Ehi, Jessica! Sì? Ehi, sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Non lo so, qui sotto non vedo quasi niente. Cauto. Ok Jess, c'è un carrello, forse se lo spingi riesci a passare. Bene, ok, fammi provare. Troppo pesante.
Provaci ancora. Prova. È super pesante. Forse l'hai già smosso un po'. Ehi, Michael. Qui ce la metto tutta, sai, Matt? Non si muove niente. Altre idee geniali? Bene. Ti passo la torcia. Faccio cadere la torcia. Ok? Occhi aperti. Eh? Occhio. Ok. Attenta. L'hai presa? Sì, sì, l'ho presa. Spero che la scena giusta. Jess! Che cosa? Jess, ma che diavolo? Che cos'era? Tutto ok? Forse ho visto qualcosa! Cosa? Qualcosa si è mosso! Ok, sarà stato un pipistrello, dai! Un pipistrello! Ok, sto arrivando! Resta lì! Ma i pipistrelli hanno la rabbia! Beh, non penso che ti morderà! Invece sì che lo farà! Mi morderà! Era dietro di me. Ehi, ciao. Ciao. Andiamo. Spero di farcela. Che cosa? Stiamo correndo. Santo cielo, stai bene? Sì. Fatto bene a prendere triangolo. Sì, sto bene. Chi l'ha spinto? Come ha fatto a arrivare qua? Porca miseria. Non dico, vediamo se questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. Anche a me. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, pustacchione. Qui cosa c'è? Un totem? Totem fortuna. Una pazzia di fortuna. Cosa? Non ho sbagliato. Ehi, mi sta cagando addosso. Oddio. Ma che... Stai bene? Sì. Per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Mi piace il coso. Pessimo. Strano posto per fumarsi un sigaro. Sì. Un indizio. Un mozzicone di sigaro spento. Sembra recente, deve esserci qualcun altro sulla montagna. È recente. Chissà chi è stato qui. Aspetta. Wow. Un altro simbolo mistico. Strani simboli dipendenti sulla parete della miniera. Non è chiaro cosa significa. Questo sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No, no, sembra più una specie di altare. Un altare a cosa? Mi faccio qualcosa, ma...
Questo posto ha bisogno di pericoli. Non fa che mostra i problemi sui segnali di ingegnere, pare che i proprietari fossero la corrente di sfigurarla. Un attimo, ricontrolliamo. Purtroppo non si capisce niente. Andiamo di qua. Vediamo che succede. Speriamo. Dai. Siamo fuori. Però non mi sento ancora sicuro. Quindi c'è, non c'è niente. Andiamo di qua. Per la cabina. Magari ci dovrebbe essere la cabina. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni angolo. Va bene. Ora non fare troppo. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Dove l'hai visto? Che cavolo? Cos'era? Non è che per caso hai bevuto, tesoro? Ci siamo solo noi qui. Forse... Non so cos'è quella roba. Ehi, Jess! Mm-hmm. Non allontanarti. Perché? È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni. Un po' delle mangiose. Michael! Cagnolo leggendario, che sono geniale! Per rapiti, renne, qualsiasi animale preferito in questo fatto. Dai, nabata. Per favore! Dai. Orso grizzly. Meglio evitare di abbracciare gli orsi. Ok. Qui si fa la descrizione degli animali. Vabbè. Andiamo di qua. No, di qua sarà un cancelletto, mi sembra. Sì, questa. Andiamo di qua. Ok. Dai. C'è la musica un po' strana. Enna. Che cazzo? Attento, scemo! Non si crede. Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Spiritoso. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Non lo so. Modo non sembra per niente stabile. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero e spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista.
Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia! Boom! Ok, ok. Se le cose stanno così... Mi sembra non devi giocare. Jess? Cosa? Jess! Cosa gli sarà successo? Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Oh, non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Sam, vai da riuscire. Andiamo. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. No, sono Sam. Dico, vediamo se c'è qualcosa. Che cosa è successo? Cosa è stato? Non ce la faccio più andare avanti, ok? Per oggi mi fermo qui, ci vediamo nel prossimo episodio, ricordate di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per restare aggiornati. Ciao ciao! Oh cavolo cavolo, arriva qualcuno, vediamo chi è. Io sto guardando, oddio. Non so perché. Vediamo se c'è qualcosa anche qua. Andiamo piano piano. Cavolo, mi spavento. Cos'è stato? Jess, ehi! Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Ci siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore!